con la tomba di Augusto. No, infatti. Avrebbero dovuto scegliere un altro materiale poi per farlo. Sì. In questa piazza, intendo. Magari sì. Non... Ecco, ti inquadrato. Edoardo, ti sto immortalando, poi ti metto nel mio blog, eh? C'ho uno dei miei blog dove posso inserire filmati lunghi fino a 20 minuti. Dai, dammi l'immortalità. Ma guarda, hai cliccato, almeno tante volte lo cliccano, eh? Poi se hai argomento interessante, a seconda della rubrica nella quale inserisci, ti visitano migliaia di persone. Perché compare nella pubblicità dei blog più importanti, dei video più importanti. Ecco, quindi stavamo dicendo che questa struttura in effetti è un po' troppo, come dire... Sì, hanno scelto dei materiali che non... il contesto di piazza... Sì, non lega molto col resto, con l'intorno, sì. Ma neanche col contenuto, diciamo, no? Poi tra l'altro non è per fare nazionalista, però con tanti architetti bravi italiani è andati a prendere architetto americano, no? Chiaro, è chiaro. Che peccato. Che poi vista di qua è ancora più brutta, vero? Dall'altra parte sono... Guarda, io non dico che sia brutta la struttura, dico che non... Non sta bene. Non c'entra molto... hanno sbagliato l'allestimento. Non c'entra molto con la piazza. Mm-hmm. Perché c'è la tomba che ha dei materiali, no? Avrebbero dovuto scegliere dei materiali che legassero meglio con la tomba. C'ho pochi soldi, va. Mi dispiace, ho 3 euro, devo pagare il caffè e il succo di frutta, mi dispiace. Questo entra nel dettaglio. Sì, sì. A proposito che non c'entra molto con il caffè. È vero. Bene, sei stato alle Tre Caffè recentemente? No. Sei stato? Sì, ho incontrato una giornalista, sono fatta amicizia. Ah, buono. Ci sono uscito una sera. Ma è grande questa ragazza? Ha 30 anni, va bene per me. Va bene, ottimo, ottimo. E, sono molto complessate le donne in questo periodo. Sì. Perché credono, assumendo atteggiamenti maschili, no? In qualche modo di emanciparsi. Invece ne perdono loro perché stanno abbandonando la loro femminilità, cosa che secondo me è contro l'armonia del rapporto. E d'altra parte gli uomini stanno assumendo degli atteggiamenti sempre più femminili per compensare, no? Chiaro. Però vabbè, forse un giorno non ci sarà più maschi e femmina, solo bisessuali. Chi lo sa? Chi lo sa? Aspetta, ti prendo meglio di qua, eh? Ecco qua. Tu a che anno sei degli studi qui all'Accademia? Dovrei stare al terzo anno, terzo. Un anno però ho fatto delle mostre, quindi sto al secondo. Ah, sei al secondo. Ma fai anche studio di nudo oppure nudo è una cosa a parte? No, io sto a un corso di pittura con Oter Giacomo. Ah, ecco. Facciamo... sperimentiamo, io sto... utilizzando ultimamente una tecnica mista con acrilico e smalto insieme. Ah, buono. E, mi piace gli spray anche. Ah, ecco. E, infatti alcuni dei quadri che porterò alla mostra ho utilizzato degli smalti con lo spray, con le bombolette. Sì, sì, sì. E, unito all'acrilico e poi uso anche un finale My Mary per l'acrilico che dà un effetto olio. Quindi uso un figurativo, però lo stravolgo, lo uso solo per fare degli accenni simbolici. Senti, invece se tu dovessi fare uno studio di un corpo e realizzarlo così come lo vedi, diretto, insomma vero, saresti capace di farlo? Cioè, come te la cavi con la figura vera? Cioè la figura? Sì. Quello che credo io che per arrivare a
a superare la realtà la devi, devi conoscere bene anche come è fatta il limite della realtà. Il limite, certo. Esatto. Comunque la realtà ha dei limiti per il fatto che noi vediamo in prospettiva, no? La mia prospettiva è differente dalla tua, è differente da quella di un altro. Pertanto io posso, mettendo una mano qui o mettendola qui, se tu mi dipingi si stravolge la figura, no? Perché l'occhio percepisce in maniera diversa. Tanto percepire dal latino vuol dire toccare con gli occhi. No? Ah, è vero, percepisce. Io cerco di fare una pittura che oltre il toccare con gli occhi tocca anche col sentire. Ecco, ecco il sentire. Ma in questo c'entra quel discorso che facevamo quella volta sulla visione steineriana della vita, delle cose, della realtà, oppure no? Cioè, quanto influisce il discorso sulla steineriano, quello della anche sulla di Carlos Castaneda, ecco, quello ecco. Anche di interessa anche il discorso dell'antico Egitto, di cui anche parla Steiner, no? I misteri dell'antico Egitto. Interessa di vedere al di là del bene e del male. Sai che Steiner si è occupato molto di Goethe, no? Si è occupato dell'archivio Goethe e ha sistemato un po' i vari scritti di Goethe. Però ce n'era uno importante per chi fa pittura, che è la teoria dei colori di Goethe. Non so certo. Se conosci questa cosa. Certo. Hai letto? Sai che lui aveva un'idea completamente diversa da... Cioè era l'occhio che creava il colore, no? Era i raggi che uscivano dagli occhi, mi sembra, ricordate. Hai capito perché la mattina mi va nel lavoro. Poi bisognerebbe leggere anche quello che dice Steiner sui colori. Per esempio Rimbaud attribuisce un suono a ogni colore. Sì, è chiaro. Per esempio il blu è la lettera M. Allora ci sta il Klein, no? Che ha fatto gli IKB, no? International Klein Blue, che ha trovato un blu che ha la maggior lucentezza del blu, è un blu cobalto, e poi ha fatto questi monocolor e quadri enormi tutti blu, tutti blu, e ha smussato gli angoli in modo tale da dare l'idea che questo blu va dall'infinito. Ora se tu pronunci la lettera M, che per Rimbaud corrisponde al blu, a lungo, all'infinito, no? Ecco, ecco, ecco. Ti accorgi che il suono non arriva dalla bocca, arriva da dentro, quindi sì. È il suono della spiritualità. Chiaro. E il blu è il colore della luce divina all'infinito. Senti, ma tu sai che c'è anche da dire che l'emozione che ti suscita il quadro, conoscendo questo, no, arriva in modo razionale. Una persona consapevole di ciò, davanti a un quadro di Klein si emoziona comunque, perché è universale e arriva a tutti, anche a un ignorante. Senti, delle ricerche di Kandinsky, che era steineriano, sai che Kandinsky era steineriano, no? In linea punto e superficie, Kandinsky parla dell'associazione fra colori e suoni, non solo fra linee e suoni, fra punti e suoni, fra superficie e suono, cioè fa un bel lavoro, questo è importante. Infatti noi volgarmente al suono attribuiamo la parola sentire, no? Sentire. Sentire, infatti sì, sì, tutti noi. Proprio per questo il sentire, io posso sentire un suono anche col tatto, in arte. Sì. Posso sentire un suono anche vedendo. E invece per quanto riguarda... Lì c'è l'impressione, la suggestione. Davanti a un quadro con un bel mare io potrei sentire il rumore delle onde. Sì. O davanti a un quadro con una rosa potrei sentirne il profumo. È chiaro. Senti, invece tu sai che ogni chakra, sono 7 chakra, lo yoga, cioè attribuisce sia un colore diverso, dal rosso al bianco,
Quindi il rosso è il mulo della chakra che sta nella spina dorsale, nella base della spina dorsale, rosso con una lettera e altre quattro che vanno pronunciate mentalmente per sviluppare e far svegliare, a partire dal mulo della chakra, la kundalini, cioè l'energia che giace dormiente in ogni essere umano e che si è sviluppata e fatta risalire in tutti i chakra fino all'ultimo, al sahasrara che sta al sommità del capo, porta all'unione con l'essere assoluto, con Brahman, con Dio, ecco, questo è un po'. E ogni chakra ha un colore e un suono ben preciso. A me, sì, Brahma interessa la linea Brahmin. Io cerco la completezza della Trinità, però mi interessa Brahma, mi interessa Vishnu e Shiva. Shiva. Perché non sarebbe senso una creazione se non ci fosse uno sviluppo e una distruzione. Infatti. Oltretutto mi interessa sia lo Yin che lo Yang, il bianco e il nero dentro di me, dentro tutto. Superficialmente in vari culti si cerca solo il bianco, solo la luce, però non c'è luce senza ombra, quindi c'è il Tao e la completezza. Sì, ma tu hai visto che il Tao è simboleggiato da due colori, no? Bianco e nero. Il nero nel bianco, e poi c'è il puntino nero nel bianco e il punto bianco nel punto nero. Chiaro. Poi in realtà mi ricordo che mi hanno spiegato che in realtà questa figura che a noi appare piana dovremmo vederla come un cono, dove il centro del Tao, il simbolo del Tao, è la punta del cono, cioè è a forma conica. Tra l'altro anche i mandala che mandala tibetani in Tibet, quando vanno in trance dopo 4 giorni, 5 di meditazione, senza dormire, mangiare, bere, vanno in trance meditando, fanno cadere la polvere colorata e vengono queste figure perfette. Sì. Sono a forma di atomo, sono il DNA dell'uomo. Ma varie simbologie rappresentano questo, anche la chiave della vita, il Tot, il simbolo egizio della chiave della vita, non è altro che un uomo. È chiaro. Senti, ma tu sai che questo simbolo fa riferimento a questo simbolo del Tao, al dualismo che c'è in ogni manifestazione, in ogni cosa che appare nel piano formale. Però il cerchio poi fa riferimento all'unità o allo zero, che è anche prima dell'unità. L'unità, è chiaro, perché comunque noi siamo uno e come entità, ma dentro ci sta il due, perché tanto anche fisicamente è rappresentato così, abbiamo due occhi, due orecchie, due emisferi nel cervello, due braccia, due gambe. Senti, invece per il dualismo a livello proprio di identità, sì. Io sono maschio, che nei 360 cromosomi che ha il mio DNA, sì. Io ho la metà più uno di cromosomi maschili, ma la metà meno uno sono femminili. Quindi c'è una parte femminile in me, anche se sono maschio, e c'è una parte, potremmo dire banalmente, cattiva, una parte buona, una parte... Vabbè, ma nel pensiero come si manifesta questo dualismo, secondo te? Nell'attività del pensiero mentale? Cioè, io so, perché pratico la meditazione, so cosa significa il dualismo a livello mentale. Ma tu che approccio hai a questo dualismo nel pensiero, nello stesso pensiero? Nel pensiero io credo che per evolvere nel ragionamento, personalmente io quando arrivo a una conclusione di pensiero mi contraddico da solo per arrivare a un'altra conclusione. È come una partita a scacchi dove io sono sia i bianchi che i neri. Sì, non c'è vincitore, diciamo che c'è una forma, non c'è vincitore, è una partita pari sempre. Quindi si protrae all'infinito. Sì, ma questo gioco dialettico, diciamo così, all'interno del pensiero,
non presuppone un antecedente? Cioè che sia dialettico? C'è sempre una barriera dialettica. Un piano intuitivo in cui non c'è dialettismo. È chiaro, però in ogni caso c'è sempre una barriera dialettica che impedisce al pensiero di fluire come è all'origine. Ah, è chiaro. E quindi, per citare le parole di un Buddha, che ora non mi ricordo il nome della reincarnazione, dice: a livello di illuminazione, chi pone la domanda sbaglia e chi risponde sbaglia, perché è una via individuale il raggiungimento del nirvana. Anche tu, essendo illuminato, non potresti spiegare a un altro come raggiungere l'illuminazione, perché è un percorso individuale. Bene, grazie della collaborazione. Io penso che inserirò questa piccola intervista in uno dei miei blog. Poi ti darò l'indirizzo, potrai vedertela o darla ai tuoi amici per farla vedere. Ok? Intanto chiudiamo. Grazie, grazie Edoardo.